seguire questo iter, diciamo, di informazione alla gente, come, non lo so come faremo a fare questa informazione, ci dobbiamo organizzare e inventarci qualche cosa, perché ricavare la società civile per informarla è un problema in questa città, no? Non sono abituati purtroppo, non voglio essere offensiva in questo, però Frosinone è fatta così, noi siamo di Frosinone, ci abitiamo, lo sappiamo. Io direi però che veramente, io ne parlavo già 4 anni fa, di informare la gente su questo sistema librerista, perché non lo sanno. Non lo sanno, è anche un po' difficile, no? Anche quando si legge sui giornali e robe varie, magari noi ci abbiamo fatto l'orecchio oramai, cominciamo pure a capire qualche cosa di economia per non essendo economisti, però capisco che la cosa è un po', cioè la gente non lo sa, sta, voglio dire, vedendo, perché oramai lo tocchiamo con mano tutti i santi giorni quello che accade, e i soldi sono sempre di meno, i prezzi aumentano, le industrie chiudono, ci sarà credo a breve, perché Monti il lavoro sporco non l'ha ancora finito, credo che si passerà anche ai licenziamenti pubblici, e tra l'altro guardate bene che questi si difendono benissimo, nel senso che quando noi abbiamo letto sui giornali che si va a toccare quel 20% tra i dirigenti pubblici e il 10% tra i funzionari, no, il 20% tra dirigenti e funzionari e il 10% poi tra gli impiegati, di questi dirigenti, di questo 20% di dirigenti pubblici e gente che ha vinto il concorso e sta lì seduto dietro a una vincita di concorso, loro soltanto quelli andranno a toccare, perché i dirigenti che siedono anche sulle poltrone del pubblico, ma nominati, cioè quindi con ruolo politico, quelli non saranno toccati, e che sono quelli invece che mangiano un sacco di quattrini, no? Perché hanno degli stipendi allucinanti. Faccio un esempio, prendiamo un direttore generale dell'ASL, questo signore qua, chiunque esso sia, ma siccome è nominato dalla politica, quello non verrà toccato, e questa è la mossa prossima, cioè non è che ci fermiamo qui, Monti si conosce. Era prima di arrivare in Europa, era commissario della Goldman Sachs, voglio dire, una delle principali banche americane che ha causato il casino e che già facevano soltanto finanza. Io dico che, giustamente dicevi tu, l'Europa è un'altra storia, noi abbiamo la storia, che gli americani, insomma, non è che hanno storia questi, no? Noi abbiamo la storia, e la nostra storia, nel passare dei secoli a robe varie, certo che si stava male anche noi nel Medioevo, sotto i papalini, sotto il Papa, sotto i regnanti, le monarchie, robe varie, però poi c'è stata questa evoluzione, ma perché abbiamo una storia culturale, abbiamo la cultura in Europa, e quindi si è arrivato anche piano piano a questo modello sociale abbastanza accettabile. Adesso si sta smantellando tutto, ma questo viene soltanto per questo famigerato sistema liberista, che è un'ideologia. Loro per anni hanno fatto il lavaggio di testa alla gente dicendo che i partiti non erano più di moda perché erano ideologie che andavano smantellate. Ne hanno creata una terribile, che è il sistema liberista. Sistema liberista, però io comincio a credere che non è mica un verbo, non è un verbo il mercato liberista. I mercati agiscono così perché il liberismo non ha regole, i mercati non hanno regole. Il mercato c'è sempre stato, come c'è sempre stata la finanza, ma non è stata mai gestita in questo modo. Cioè
Cioè no, e noi tutto sommato rispetto all'America che ha avuto una grandissima crisi nel 2008, la gente si è vista togliere le case con la famosa bolla immobiliare, noi in Italia ci siamo salvati intanto perché non che non ci fosse, ci fossero banche finanziarie, per carità, ma la maggior parte delle banche italiane erano commerciali. Cioè le banche commerciali si tenevano in piedi con prestiti, mutui, tutto quello che poteva girare attorno a una banca e il cittadino che girava attorno alla banca, e quelle erano banche commerciali. Poi c'erano anche le banche finanziarie, ma che tutte le banche, voglio dire, stanno diventando banche finanziarie e lo stiamo vedendo. Ma queste sono le regole del mercato liberista? Loro, secondo me, della gente non frega più niente a nessuno, perché loro si sono inventati un sistema basato sulla carta. Soldi. Giocano soltanto su quello. E ecco che le speculazioni, no, sono ricorrenti, perché poi speculano in continuazione, perché se hanno una minima perdita cominciano con le speculazioni. La dico terra terra, perché così ci capiamo tutti. Tu sei più tecnico in questo coso, però io l'ho capita così, può darsi che sbaglio, però o no? No, io dico, è un po' così, no? Io dico soltanto che è chiaro che il mercato è competitivo, no, io, però esistono, certo, diversi ci mercati. Sono le regole, no, esisto, però. Esiste il mercato nell'accezione di Keynes, per esempio. Bravo, in cui lo Stato controlla e ha un ruolo importante. Esatto. Esiste il mercato liberista ed esiste il socialismo. No, non possono stare insieme. Sono modelli sociali. No, non possono stare insieme. Sto dicendo, sono modelli sociali diversi. Diversi. Allora, però in questo momento contro il liberismo si devono alleare sia le forze quello sicuro, di sinistra comunista, che quelli sicuro, che invece vogliono una società di stampo keynesiano. Questo è quello che io questo voglio. Perché è... siamo in un'emergenza democratica, anzi umanitaria. Questa è un'emergenza democratica. Umanitaria. È mancanza di democrazia, perché quando ci troviamo di fronte a queste cose. E il privato, per cui, chi primeggia il privato? Per cui, se ti interrompo, quello che hanno fatto gli amici del Movimento 5 Stelle è una cosa veramente inqualificabile. Non ce ne frega, tra l'altro è un movimento, non ce ne frega un cazzo, siccome non è un partito, voglio dire, ascolta, siccome non è un partito, ma un movimento, i movimenti insomma si sa, no? Si sa. Oh, quello che io dicevo, oramai questo liberismo l'abbiamo un po' capito, noi almeno che facciamo politica ci siamo interessati era abbondante, no, qua non c'è bisogno. Io sto dicendo soltanto che da qui alle politiche bisogna organizzarsi per informare la gente, perché la gente, davvero, io ci parlo con tante persone, ma quando cominci a dire ma che è sta roba? Ma che è sta roba? Ma no, ma così, perché noi abbiamo vissuto al di sopra, ancora. Ma chi è vissuto al di sopra delle proprie possibilità? Scusate tanto, è questa Italia denominata cicala, io dico che invece è stata una formica l'Italia, perché rispetto anche a tutti gli altri paesi, l'Italia è un paese, nonostante questo casino, che non ha debito privato rispetto agli altri. No, ce l'abbiamo il debito privato. Aspetta! No, non è il tuo magari. Il debito privato, quello fa parte sicuramente di tutta una certa economia. Allora, guarda, ma quello che devi dire a queste persone, noi... sai cosa che devi dire? Devi dire, tu i debiti li hai fatti e se li hai fatti li hai ripagati? Loro ti risponderanno di sì. Tu stai a pagare i debiti che ha fatto altra gente che non ha ripagato. Sicuramente. Perché i debiti privati ci stanno. Ho fatto una premessa. Però perché li devi pagare te? Chi? O io? Di fronte agli altri paesi, noi siamo il paese meno indebitato. E beh, rispetto alla Spagna, sì. Esatto. Poi il debito pubblico, secondo me, guarda, siamo i secondi. Proprio... No, cara, scusami, siamo i secondi in Europa, te l'ho fatto vedere prima. Sì, guardalo questo grafico, sì, perché è importante. No, ho memorizzato il grafico. Eccolo qua, è questo qui, vedi? La Spagna è quella più indebitata. Esatto. E poi ci siamo noi. Quelli sono debiti di famiglie e imprese. Ma... non li avrei se fatti finisce tutti. Questo debito pubblico che loro portano alle stelle, però abbiate pazienza, perché questo mercato liberista si mantiene anche così, si mantiene sul debito pubblico. E anche sul debito pubblico ci sarebbe molto da dire. Comunque adesso lasciamo la parola al PCL. Comunque,
rivediamoci, organizziamoci, che ne so. Il debito pubblico ha funzioni sostanzialmente redistributive, poi ne riparliamo casomai, sì, del debito pubblico. No, no, no.